Napoli, poi il crollo, che è successo? Penso che non sono stati solo i primi 20. Il primo tempo sicuramente avevamo preparato la partita in maniera diversa di come giochiamo, di come vogliamo giocare noi. Abbiamo provato ad andare in verticale, c'avevamo sistematicamente un 4 contro 4, il piano gara era stato questo, secondo me è stato fatto anche molto bene. Secondo tempo ci siamo mai andati, perché se vai a vedere i tre gol che abbiamo preso, l'abbiamo preso sempre, volevamo palleggiare da basso, ci hanno intercettato e si sapeva che era la loro forza e ci hanno fatto male, ci siamo fatti fare male da soli, con palle perse. Sicuramente se vai a giocare con loro sul contatto fisico, sulle seconde palle, è il loro pane, per noi non è il nostro pane, abbiamo giocatori con caratteristiche totalmente diverse. E siamo stati fisicamente, ci hanno surclassati, sono stati più bravi di noi. Secondo tempo sicuramente abbiamo fatto una prestazione non quello che avevamo preparato. Avete pagato un po' gli sforzi fatti nella partita di Supercoppa, un po' stanchi? Ma è troppo facile dire questo, tutte le squadre stanno giocando con continuità, si gioca ogni tre giorni. Sicuramente noi abbiamo qualche partita in più perché abbiamo fatto il girone di Europa League, sono sei partite in più, ma sarebbe troppo facile andare alla ricerca degli alibi. Io penso che alla prima difficoltà, ma non è la prima partita che viene fuori questo aspetto, è una squadra. E per questo che le responsabilità sono anche mie, perché io faccio delle scelte, metto io i giocatori in campo, però è un dato di fatto che sta continuando da tanto tempo, che la prima difficoltà la squadra va in grandissima difficoltà, non riesce a dare lettura al pericolo, anche, e penso che è un difetto che ce lo stiamo portando da tanto tempo indietro, avanti. È una squadra un po' discontinua e anche fragile, ma c'è un motivo. Quello che ho detto lei prima, no, perché dopo fai delle buone prestazioni, non prendi gol, riesci a soffrire. Il problema è che ci manca la continuità, ci sta mancando quello, perché per tanto tempo si è parlato di modulo, si è parlato dei tre centrocampisti, dei due centrocampisti, da mezza punta. Io penso, ho sempre detto che il problema non è quello, io penso che il problema è tante volte è di come interpretiamo la partita nei 90 minuti. Penso che l'anomalia più grande è quella, perché a tratti facciamo delle robe buone, molto buone, e tante robe ancora non riusciamo a farle con grande continuità. In una partita in cui tanti giocatori sono apparsi un po' sottotono, è emerso molto Lozano. È una delle cose positive di questo match, secondo lei? Lozano è positivo da tanto tempo, un giocatore che ha fatto già 10 gol, è un giocatore che riesce ad abbinare la sua velocità, riesce sempre a fare l'uno contro uno, riesce a spaccare le squadre avversarie in due, è da tanto tempo che sta facendo delle buone prestazioni. Penso che in questo momento, oggi se andiamo a vedere, ci sono stati tanti giocatori che hanno giocato al di sotto delle loro possibilità, e penso che la cosa che ci deve far riflettere in questo momento è guardare la nostra classifica. Siamo ancora tutti là, ancora ci possiamo giocare ancora qualcosa di importante, ma sicuramente con prestazioni come stiamo facendo ultimamente, qualcuna buona, qualcuna meno buona, penso che dobbiamo riuscire a dare continuità di mentalità, di prestazione, perché così si farà molto molto duro. Concludo. Insigne è stato molto incoraggiato da tutti, addirittura uno striscione a Castelvolturno, tutti vicino a lui. Oggi come lo ha visto? Lorenzo è un giocatore capitano della squadra, è normale, e sono contento di che la gente gli sta vicina, perché ha sbagliato solo un rigore, è un giocatore che ci sta dando tanto. Oggi sicuramente non è stato brillantissimo come al solito, ma come tutti gli altri. E ci sta, un giocatore può giocare al di sotto delle possibilità. L'importante è girare pagina, quello che gli ho detto in questi giorni. È inutile stare là a pensare perché ha sbagliato i rigori, ma abbiamo ancora tante partite e abbiamo bisogno del migliore Insigne. Grazie. Grazie a voi. Gentilissimo. Grazie. Grazie. Grazie.